si a te una nuova pasta, come ben siete senza lievito. La nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con assimi di sincerità e di verità. Questo è parola del Signore. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois, porque la nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue santificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, no con el viejo recuerdo, no con el pasado, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Ese es un pan sin levadura. De sinceridad y verdad. No c'è una definizione più bella del nostro Signore o del nostro camminare in Cristo che il camminare in sincerità e verità. Io preferisco essere odiato per quello che è verità che essere amato per ipocrisia. Pace di Cristo. Seconda dei Corinzi, capitolo 5, verso 17, verso 19. Vi prego di seguire Torino News Blog 2017 dal sito, anche seguire Facebook. Dice la scrittura, se dunque uno è in Cristo, questa parola mi ha colpito questa settimana, che dice, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. E mi ha colpito la parola creatura. Vuol dire che se io conoscevo al fratello Bruno, adesso non lo conosco. Perché una creazione nuova è un qualcosa, qualcuno ha creato un qualcosa che mai aveva stato prima. Quando si è inventato per la prima volta la luce incandescente come questa, non aveva luce prima, qualcuno l'ha creato. Il Signore veramente è l'unico che può creare l'essere umano. E dice la scrittura che quando siamo in Cristo siamo una nuova creatura. E chi è nostro Padre creatore? Amen. In Cristo Gesù siamo un qualcosa mai visto. Pace di Cristo. Manda tu vicino e dille, tu sei mai visto. Tu sei una persona mai vista. Tu eres una persona che nunca si ha visto, è lo che si dice. Una nuova creatura. Una nuova creatura significa eso. Una persona che nunca si había visto, è nuova. Già Andrea non conosce sua moglie. Sua moglie dice chi sei. Andrea tu non hai sposo. Amen. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove.
dicele questo a miei amici del mondo che in continuo mi giudicano come la stessa persona del passato, o appena menziono la persona di una persona e dicono: ah, quella lì che ha fatto questo, 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 ti ricorda? Sì, mi ricordo. Immaginate se qualcuno a tavola tu menziona una persona e tuo marito ti dice: non la conosco, non mi ricordo. Che possiamo vedere la speranza di Cristo in ogni persona. Pace di Cristo, non il passato. Se dunque ama, voi non sapete lo che mi ha fatto. Tu non sai lo che questa persona mi ha hecho en el pasado. Entonces vives en el pasado recordando el pasado. Pero es que usted no sabe el daño que me ha hecho. Ma lei non sa il danno che questa persona mi ha fatto. Ok? Allora abbiamo un problema in essere uno in Cristo. Tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il diga conmigo, ministero. Siete ministri del perdono, della riconciliazione. Come si può chiamare una persona ministro e non perdona? Si è ministro del perdono, ministro della riconciliazione, dell'arte di perdonare, della maestria di perdonare. Che significa eso? Che se io voy e le doy un pugno a mi caro fratello Bruno, él se tiene que quedar ahí. Yo no lo voy a probar. Más grande que yo. No. Pache de Cristo. Siamo tutti ministri della riconciliazione. Solo in Cristo Gesù, faccia di Cristo. Amen. Possiamo pregare un minuto, fratelli, Signore, ti ringraziamo una volta in più. Fratello Enzo, amen. Possiamo pregare insieme, fratelli. Signore, in questa mattina è una mattina, Signore, importante. Venimo davanti a te, Signore, con un cuore forse spezzato, rotto. Forse questo è il momento di dirti: Signore, aiutami. Aiutami a togliere il peso, Signore, che questo shalom del minuto che iniziamo a cantare, Signore, purificati. Il nostro cuore, Signore, purificaci il nostro cuore, Signore. Guarisci tu, Signore, la tua Chiesa l'abilità, Signore, di perdonare, di rivederci, Signore, nel tuo santo nome, Signore. Alleluia. Alleluia. Sorella Cristina, se potete inserire la foto della tomba. La scrittura dice che per il Signore 1000 anni è come un giorno. In queste parole solo le ha preso
al Signore più o meno 3 giorni per risolvere il problema del peccato, con il miracolo più grande, la manifestazione del miracolo più grande mai visto, la sua resurrezione. Solo voglio dire questo: nella tradizione ebraica la tomba è un qualcosa di sacro. Non si può inserire in una tomba e 2 persone che non hanno un collegamento, un vincolo, marito, moglie, hanno un vincolo, padre, figlio. E la cultura ebraica è molto importante anche non utilizzare un spazio già utilizzato. E potete immaginare che la tomba che è stata offerta al Signore era una tomba nuova, e questo uomo aveva pagato un sacco di soldi per questo. Quindi dovrebbe essere un luogo incontaminato. E hanno inserito il corpo di Gesù e hanno chiuso. Non è che qualcuno può semplicemente muovere. E questo, quando tu vedi i video o andate a Gerusalemme e guardate le posizioni della pietra, è un qualcosa di speciale. Dopo che l'angelo ha aperto la tomba, solo ricordate di questo, che non era per che Gesù pudiera uscire, ma per il mondo poter entrare e vedere che non c'era nessuno lì. Meditate in quello, pace di Cristo. E in questa giornata speciale la sorella Maria ha sentito del cuore fare una traduzione molto speciale per voi, dove c'è un angolo molto particolare della morte, la sepoltura e la resurrezione del nostro Signore. Si collega ovviamente con la comunione, con la Santa Cena, si collega con un nuovo inizio, e io prego che per la Chiesa di Torino oggi tutto cambi per il bene, per il migliore in Cristo Gesù, continuando il lavoro di arrivare a un'altra anima, un'anima nuova. Di questo si tratta, perché il mondo non conosce questi segreti. Pace di Cristo. Questo ministero è stato confidato a noi. Abbiamo una grande responsabilità. Possiamo pregare una volta in più? Signore, ti ringraziamo una volta in più, Signore. Arriviamo davanti alla tua presenza, Signore. Come ha detto il primo cantico, non può avere un luogo più alto, più grande, che essere ai tuoi piedi, Signore. E lì rimarremo, Signore, ascoltando, Signore, quello che tu parlerete a noi. Nel nome di Gesù, potete sedervi, cara e amata Chiesa, sorella Maria. Mettete molta attenzione a me, fratelli.
santo nome, Señor. Aleluya, Señor. Sí, Señor Jesús. Pace di Cristo, amata Chiesa. Signore, ci possa benedire in questa mattina. Come ha detto il pastore, leggerò un qualcosa molto particolare, molto bello. E ovviamente se si studia la storia delle tradizioni ebraiche, si studia la parola di Dio, ovviamente queste cose si conoscono. Però sappiamo che molti di voi siete nuovi nella fede, magari questo non l'avevate mai ascoltato in questo modo. Inizieremo parlando un po' della sepoltura del nostro Signore, come parlava prima il nostro pastore. A quei tempi, una tomba che avesse le caratteristiche come quelle che aveva la tomba dove il nostro Signore è stato sepolto, era costosissima. Secondo la legge non si potevano unire cose che fossero diverse o di un'altra natura, come per esempio quando Dio disse: non unirete o mischierete quando seminate due tipi di semi, o non lavorerete unendo due tipi di animali. E non unirete o non vi unirete un credente con un non credente in matrimonio. Il giogo, non so in italiano come si dice, un giogo disuguale, come disuguale. Neanche nella tomba si poteva mettere persone che non avessero una parentela, che non fossero parte di una stessa famiglia. Se io per esempio avevo una tomba e una persona non relazionata a me, non essendo parte della stessa famiglia, io le permettevo essere lì dentro, io non potevo usare più quella tomba. Perché? Perché questa tomba non era più pulita, era stata contaminata, io non potevo usarla più. Allora vediamo questa tomba che nessuno aveva mai usato. E a questo uomo, proprietario di questa tomba, avere permesso che il Signore fosse sepolto lì significava per lui non poterla usarla più. Praticamente aveva perso il suo investimento, aveva perso tutti i soldi che aveva speso per questa proprietà. Perché? Perché nel momento che lui ha permesso che il Signore fosse lì, sepolto lì, già questa tomba praticamente non le apparteneva più, non le apparteneva più, non poteva più usarla. Questo uomo aveva pagato tanto per questa proprietà e in questione di secondi, per l'amore che sentiva per Gesù, ha donato ciò che aveva di prezioso e valioso nella sua vita. Pensiamo a questo, di dire al Signore, ognuno di noi: Signore, qualunque cosa io ho di valioso, di valore nella mia vita, appartiene a te. Te la dono a te, Signore, in questo momento. È tuo. Ma grazie a Dio il Signore non è rimasto nella tomba. Se leggiamo Matteo 28, 2 al 6, il Signore non è stato confinato lì per i soldati o la grandezza o pesantezza della pietra, ma perché aveva dato la sua vita per noi. Poi vennero le persone e dovevano vedere ciò che era successo. L'angelo mosse la pietra, non perché il Signore ovviamente uscisse, perché il Signore è tutto potente, poteva traspassare la pietra, poteva passare da un luogo all'altro senza problemi. Ma l'angelo mosse la pietra per fare vedere che il Signore non era più lì e che era vivo.
La stessa cosa deve succedere a ognuno di noi. Non è sufficiente dire c'è una tomba vuota o esiste una tomba, ma dobbiamo avere la certezza senza dubitare, senza dubbio che Egli è vivo. E questo significa che dobbiamo crederlo e vivere nello stesso modo, manifestando questo credo. Molti credono che la tomba è vuota, ma conosciamo anche molte persone attorno a noi che per loro la pietra è ancora lì, non hanno scoperto ancora che Gesù è vivo. E per loro il Signore si trova ancora nella tomba, nella loro mente, il Signore è ancora morto. Allora, qual è la nostra missione come credenti, come redenti, come Chiesa? La nostra missione è di essere istrumenti del Signore e muovere la pietra per loro, in modo che anche queste persone possano anche vedere che la tomba è vuota. Faccio un parentesi qui che il Signore mi ricordò quando io, appena convertita, parlavamo, evangelizzavamo a una famiglia ispana in Florida, e mi ricordo nel salotto di casa si parlava dell'adorazione, di pregare e adorare a morti e altre persone che sono state parte della vita del Signore, che hanno creduto al Signore, che già dormivano col Signore. E si parlava di questo, no? Io gli spiegavo che non si doveva pregare alle persone morte, che la madre del Signore Gesù era morta, dormiva, e spiegavo questa situazione. Lui a un certo punto mi dice: ma anche Gesù è morto. Io in quel momento veramente non ci avevo mai pensato, sono rimasta così un po' congelata, perché in quel momento non sapevo cosa rispondere, perché per un secondo mi ha confuso la mente, e dice: ma anche Gesù è morto, perché ovviamente sempre si è portato il Signore nella croce, sempre si è portato il Signore lì, no? Con quell'immagine. Subito lo Spirito Santo mi prese cura di me e mi diede le parole. Subito ho detto: come è morto? Il Signore Gesù Cristo non è morto, è vivo. Questo uomo rimase, non se lo aspettava, non aveva mai pensato che veramente il Signore era vivo. Sì, sicuramente aveva ascoltato tante volte che il Signore era morto, sepolto, risurretto il terzo giorno, ma per lui non era vivo. Perché si dice: non fate che i morti giudichino nella vostra vita. Perché le persone dove Gesù ancora non è risorto nella loro vita sono morti. Se Gesù, lo Spirito di Gesù, non è il potere che li muove, se loro non hanno avuto l'esperienza veramente della nuova rinascita, Gesù è morto nella loro vita, per cui loro sono morti e camminano in questo mondo. Invece noi siamo vivi tra i morti, se veramente crediamo senza dubbio e viviamo come se Dio veramente è vivo e nella nostra vita è vivo in noi. Allora molte volte noi come credenti viviamo come se Egli fosse ancora dentro quella tomba. Viviamo come se il suo potere non fosse veramente reale. Viviamo la nostra vita cristiana come se il potere di Gesù Cristo, che lo ha risorto dalla morte e che la offre liberamente a noi, non fosse veramente disponibile a noi. E Dio ci dice a ognuno di noi di muovere la pietra, di muovere la pietra della nostra vita, di guardare dentro questa tomba e dire: lui è vivo, Signore, tu sei vivo, e quel potere è reale ed è disponibile a me. E attraverso soltanto il sangue di Gesù che possiamo adempiere qualunque cosa lui richiede da noi. Allora io vi domando in questa mattina: è Gesù Cristo risorto nella tua vita? È veramente il Signore della tua vita? Come
come della mia? Nei tempi di Gesù, e questo è un qualcosa molto importante, fratelli, perché se non vi impatta questo, come a noi è impattato, allora non avete capito. E io spero che mettete l'attenzione sufficiente per capire questa rappresentazione, perché tutto che c'è nella parola di Dio, tutto ciò che ha fatto il Signore, era ombra di Lui. Tutte le ordinanze, le leggi, le osservazioni, le tradizioni che si facevano nel popolo giudeo, era ombra di Cristo. Nei tempi di Gesù, quando un giovane, ascoltate questo, quando un giovane voleva sposare a una giovane ragazza, lui e suo padre andavano alla casa di una giovane ragazza di cui pensavano che era idonea per lui, che poteva essere sua moglie. Allora loro si sedevano insieme alla giovane e a suo padre e loro quattro negoziavano questo matrimonio. E come parte di questa negoziazione dovevano decidere il prezzo della sposa. Ok? Questo è nella tradizione ebraica. Per cui quando vedete che molte culture ancora ora lo fanno, e viene da quella tradizione. Però era ombra di Cristo, adesso capirete, non è che dobbiamo fare questo, però in Cristo ha un significato, è più profondo di questo, di ciò, dell'atto della cerimonia in sé. Allora loro quattro dovevano negoziare e decidere il prezzo della sposa, e il papà della giovane richiedeva grandi quantità di denaro e altre proprietà. Perché? Perché sua figlia, per loro, per lui, per suo papà, era molto valiosa, valeva tantissimo, aveva un gran valore. Quando già concordavano con il prezzo, e c'è da dire che questo prezzo si paragona a oggigiorno al prezzo di una grande e costosa villa, di oggigiorno, il papà del giovane versava una coppa di vino e glielo dava a suo figlio, come possiamo vedere nell'immagine, glielo dava a suo figlio. Allora essi, il ragazzo, il futuro, diciamo, colui che proponeva a questa ragazza come moglie, prendeva la coppa, questo ragazzo, e la teneva davanti a questa ragazza. La teneva davanti a questa ragazza e diceva: questa coppa io te la offro. In altre parole le stava dicendo: io ti amo e offro la mia vita per te. In quel momento la giovane ragazza doveva decidere. Lei poteva dire di no, non voglio prendere questo regalo, questa offerta, non mi interessa, non voglio la tua vita. O poteva prendere la coppa e portarla alla sua bocca e bere il vino. E facendo questa azione, lei stava dicendo: accetto la tua vita, accetto, ricevo il tuo amore e ti do la mia. Non so se state capendo il paragone. Gesù, dello stesso modo, con i suoi discepoli si sedettero a tavola a celebrare la Pasqua. In quella celebrazione c'erano quattro tipi diversi di coppe di vino che si bevevano in diversi momenti della celebrazione. La terza coppa era la coppa della redenzione, era la coppa della salvezza. Si beveva alla fine della celebrazione, si alzava la coppa e si pregava dicendo: benedetto sia tuo Signore, re dell'universo, creatore della frutta e della vite. E poi lui le dava alle persone da bere sia dalla stessa coppa o le versava nelle loro coppe. Gesù era seduto lì e quando ha preso la coppa quel giorno in quella celebrazione e ha fatto la preghiera,
i suoi discepoli, questa è la coppa del nuovo patto nel mio sangue. E poi si è girato ai suoi discepoli e disse lui, come è scritto in Prima Corinzi 11:25, pastore, Prima Corinzi 11:25, la foto della futura sposa con lo sposo. Il Signore le dice, parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Allora il Signore, come vediamo qui, fratelli, sorelle, ogni volta che si fa la Santa Cena, come dice la parola, sappiamo che il giorno del battesimo, del nostro battesimo nel nome di Gesù Cristo, abbiamo fatto questo patto, siamo stati partecipi del suo sangue e della sua carne. E lui ha offerto nella croce il suo sangue e la sua carne e noi, avendo creduto, avendoci battezzato, invocando il nome di Gesù Cristo, abbiamo detto, Signore, sì, accetto il tuo amore, accetto la tua vita per me, anch'io ti amerò, anch'io ti sarò fedele, voglio essere la tua sposa. E abbiamo bevuto di questo sangue. Ogni volta che ci raduniamo per fare questo atto, noi stiamo ricordando e dicendogli al Signore che accettiamo questo dono e prendiamo questo dono della sua vita che ha dato per noi. Il Signore oggi ci dice e ci ricorda lo stesso che ha detto il giorno che abbiamo fatto patto con Lui, ci dice una volta in più quando prendiamo questo calice, questo pane. Il Signore ci dice, ti amo, mi sposeresti? Vorresti essere la mia sposa spirituale? Perché facendo questo ci ricordiamo che abbiamo fatto questo patto con Lui, che abbiamo accettato questo fidanzamento e che lo aspettiamo, stiamo aspettando che Lui come sposo venga a prenderci come la sua sposa. E Signore, e ogni volta che lo facciamo stiamo dicendo, sì Signore, io ancora sono la tua sposa, ancora ti voglio e accetto questo regalo che mi hai dato e ancora ti aspetto che tu venga a prendermi come il tuo sposo. Il Signore allora ci dice, vi amo, mi sposeresti? Vorresti essere la mia sposa spirituale? Praticamente è questo che le ha detto i discepoli ed è questo che ci dice oggi a noi. Allora lui ha preso la coppa e ha detto di berla. Qui, davanti a questo evento, e non è niente più che ricordando la promessa di Dio, la garanzia di Dio, oggi Dio ci dice, ti amo, mi sposeresti? Incredibile quando noi abbiamo questa coppa, o avremo questa coppa davanti a noi, e capire quanto personale sia questo atto. Questo che in quel momento il Signore dice, ti amo. Veramente noi non ci siamo mai resi conto che quando prendiamo questa coppa e la beviamo, come ha fatto questa ragazza che ha preso la coppa che stava offrendo il suo futuro marito e l'ha bevuta, non ci eravamo mai resi conto che veramente, questo essendo ombra di Cristo, del sacrificio di Cristo, ogni volta che noi prendiamo questa coppa e la beviamo, stiamo dicendo al Signore, o il Signore ci sta dicendo a noi, prima di berla, tenendola di fronte a noi come questa ragazza, il Signore ci dice, io voglio dare la mia vita per te, voglio essere il tuo sposo, voglio che tu sia la mia sposa, e noi bevendola stiamo accettando e dicendo, Signore,
pagato col suo sangue, che vale più che oro e argento. E molti sposi in questa tradizione pagavano molto denaro per la loro sposa, ma non molti pensavano a dover dare la loro vita per la loro sposa. Pensavano solo a pagare grandi quantità di soldi, ma non pensavano, non tutti pensavano e capivano che dovevano essere disposti a dare la loro vita per la sposa quando offrivano questa coppa. Il prezzo che il Signore ha dovuto pagare per essere il tuo sposo, il mio sposo, era talmente alto che disse: per favore, fai passare questa coppa da me se puoi. Questa è stata la sua preghiera nel giardino del Getsemani, perché il prezzo era tanto, tanto alto, tanto doloroso, tanto costoso, che lui nella sua umanità, nella sua carne, ha chiesto allo Spirito di Dio se poteva farlo passare da questa coppa, da pagare questo altro prezzo. Così, ora lui ti dice: ti amo, voglio essere il tuo sposo. In questo momento, come questa ragazza, tu devi decidere se accettare quell'offerta o no. E se noi beviamo della coppa, stiamo dicendole al Signore: accetto il tuo regalo e ti do la mia vita in cambio. Se ricordiamo, in uno degli altari del sacrificio, come il Telarà, dopo che il sangue del sacrificio degli animali era offerto, Dio ricordava la sua promessa di dimenticare o perdonare. E Dio diceva: prendete il corpo dell'animale e portatevelo a casa, sedetevi a tavola, abbiate una bella cena insieme, come famiglia, e io mi unirò a voi in questa cena. Nella cena del Signore è come avendo questi elementi, rappresentano il sacrificio dell'agnello, che è il corpo e il sangue di Gesù Cristo. E dopo aver preso la promessa di Dio del sangue e dirle: ti amo, voglio essere il tuo sposo, ti amo, allora il tuo sposo ti dice: allora adesso che hai accettato, voglio sedermi a tavola con te e cenare con te. Fratelli e sorelle, io penso che dopo aver capito questo, mai più negherete prendere il sangue, il corpo di Cristo. Perché quando tu dici: io non la prendo, tu stai dicendo al Signore: io non ti amo, non mi interessa che hai morto per me, non credo in te, non ricevo la tua vita che hai dato per me, non mi interessa, io non ti amo, non voglio prendere la tua vita, non voglio dare la mia vita per te. Fratelli, abbiamo sbagliato tante volte quando molti non hanno preso la Santa Cena pensando che erano indegni. E penso che un momento ora, se tu l'hai fatto qualche volta in passato, di ravvedersi. Perché essere indegni non vuol dire quando tu sbagli o quando tu pecchi. Perché tu puoi cadere, il Signore ti rialza. Essere indegni non vuol dire non sbagliare. Quando tu veramente ami il Signore e vuoi servire Dio, essere indegni è che tu vivi una vita di incredulità, una vita dove non ti interessa nulla delle cose del Signore, e tu prendi la Santa Cena come per prenderla, non veramente credendo nel Signore, non veramente accettando l'amore, il sacrificio che Lui ti sta offrendo, e lo prendi tanto per, e vivi una vita proprio di peccato, non ti interessa Gesù, Gesù non esiste, non mi interessa quello che Lui ha fatto nella croce per me, non mi interessa quel regalo, non lo voglio accettare, questo è indegno. Ma quando tu vivi una vita nella parola di Dio, una vita nello Spirito, anche se sbagli, anche se puoi peccare, ma poi veramente odi quel peccato, ti ravvedi, continua avanti nel cammino del Signore, il Signore conosce veramente le tue intenzioni, le tue motivazioni, e questo non vuol dire che quando tu prendi la coppa e dici: Signore, tu mi ami,
mi hai dato la tua vita per me, mi stai offrendo essere il mio sposo, io accetto, io ti amo, ti do la mia vita in ricambio. Questo è quello che si fa. E sappiamo che dobbiamo essere battezzati nel nome di Gesù, perché questo è semplicemente un ricordatorio che ancora siamo qui, aspettando il ritorno del nostro sposo. Perché come la scrittura che aveva letto prima il pastore in Prima di Corinzi, diceva chi è in Cristo, rivestito di Cristo, che è stato battezzato in Cristo, è una nuova creatura. E se continuavate a leggere fino ai versetti sotto, non so se l'avete fatto, del 20, il 21, il 19, il 20, che dice che questa persona nuova in Cristo, dopo essere battezzata, non deve vivere in fornicazioni, adulteri, ubriachezze, vivere come si viveva prima, ma essere una nuova creatura nel suo processo di trasformazione, nel suo processo di cambiamento. Ok? Allora, è importante capire che oggi coloro che abbiamo invocato il nome di Gesù nelle acque del battesimo, che siamo stati rivestiti di Cristo e siamo in quel cammino, se ancora noi crediamo e abbiamo questa fede, prenderemo questa coppa e questo calice e diremo: Signore, il pane che rappresenta il corpo di Cristo senza peccato, e diremo: Signore, il patto che ho fatto con te nelle acque del battesimo invocando il tuo nome è ancora in piedi, accetto una volta in più il tuo amore, accetto una volta in più la vita che hai dato per me, voglio essere la tua sposa, continuo a pensare e a credere che sono la tua sposa e sono qui, Signore, per renderti grazie e accettare questo regalo che tu mi dai, e ti do la mia vita in ricambio. Alleluia. E continuo ad aspettarti che tu come sposo mi vieni a prendere a me come sposa. Alleluia. Non farlo e dire: Signore, non credo in te, non mi interessa, non ti voglio, non mi interessa l'amore che tu hai dato per me, non ti aspetto, non mi interessa, vado all'inferno. Questo è non prendere